Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook, Instagram e Rieti Life TV. Continua a far parlare il carcere di Rieti con continui episodi di violenza e aggressioni ai danni degli agenti e tra i detenuti. Di pochi giorni fa il grave episodio che ha visto dei detenuti appiccare un incendio all'interno di una cella dove si trovava un altro detenuto salvato grazie al tempestivo intervento degli agenti di polizia di turno. Traffici di droga alla base dell'ennesimo episodio di follia, ha commentato così il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 21 anni per Braulina Cozzula, colpevole dell'omicidio del marito Valerio Amadio. Cozzula, dopo essere tornata a casa con un liquido infiammabile, cosparse il marito nel 2019, che morì carbonizzato. La Cassazione aveva annullato la sentenza, ma la condanna è stata nuovamente confermata. Il legale di Cozzula, Castorina, dubita sull'intenzionalità dell'omicidio e attende le motivazioni della sentenza per valutare un ricorso in Cassazione. La 54esima edizione della Festa del Sole, in programma la prossima settimana, ha presentato questa mattina i tanti appuntamenti che culmineranno con le tradizionali gare sul fiume domenica 21 luglio. Un restyling degli stemmi dei vari rioni e l'installazione di un LED wall per consentire la visione completa delle gare tra le novità di quest'anno, ma anche un concerto sulle acque del Velino nella serata di sabato 20 e tanto divertimento per l'edizione 2024 di uno degli eventi più apprezzati in città. E non accenna a diminuire l'ondata di aria rovente che continua a stazionare sulla provincia areatina, inserendo Rieti tra le città in massima allerta per il caldo. L'anticiclone continuerà a mantenere le massime ben sopra i 35 gradi anche per tutto il weekend e almeno per la prima parte della prossima settimana, con picchi che, stando ai dati di Trebbi Meteo, porteranno il termometro a toccare anche i 40 gradi in città. I lettori di Rieti Life lo avevano scelto a inizio anno. Gabriele Melchiorri è lo sportivo dell'anno 2023, la premiazione nel servizio di Cristian Diociaiuti. I lettori di Rieti Life lo hanno scelto a inizio anno. Gabriele Melchiorri è lo sportivo dell'anno Rieti Life 2023. Va al giovane reatino dell'enduro il premio intitolato alla memoria di Andrea Milardi, indimenticato papà dell'atletica cittadina. Per Gabriele Melchiorri, sedicenne pilota della 987 Enduro Racing Team e ora in Agon, un anno da incorniciare quello appena trascorso. Oggi la premiazione in redazione a Rieti Life, con la consegna del trofeo, creato ad hoc, con su scritto il nome di Andrea Milardi e le congratulazioni di Rieti Life e della famiglia Milardi. Ah sì, ringrazio un po' tutti, chi mi segue, i sponsor, soprattutto la mia famiglia e i ragazzi del team che stanno facendo un duro lavoro. Tre titoli stagionali e sei complessivi, ha firmato un contratto di 2 anni con il noto team di Enduro Agon, uno dei più importanti in Italia, una scuderia che vanta diversi campioni italiani Under 23, campioni europei Under 23, campioni europei Super Enduro e italiani Estremo Gold. Un palmarès di tutto rispetto e ricco di riconoscimenti. Una promessa dell'Enduro coltivata dalla Enduro 987 Racing Team del presidente Sandro Melchiorri. Per Gabriele una stagione 2024 ripartita alla grande, con tante soddisfazioni. Domenica scorsa, dopo 5 mesi di duro lavoro, siamo riusciti a portare a casa la prima vittoria in campionato e il team è stato abbastanza preparato e ecco, ci siamo divertiti e abbiamo portato a casa questa vittoria. Cosa c'è nel tuo futuro? Ma speriamo bene, speriamo di puntare a almeno arrivare a partecipare al mondiale e poi se siamo in forma anche puntare a una vittoria. L'Albo d'Oro ricorda che il riconoscimento voluto da Rieti Life in collaborazione con la famiglia Milardi negli anni è andato a Maria Benedicta Cigbolu e Maria Enrica Spacca nel 2016, a Chiara Milardi nel 2017, a Greta Brunelli nel 2018, a Cristian Bianchetti nel 2019 e Martina Caramignoli nel 2020 e nel 2021. Lo scorso anno ha vinto Giulia Castelli. In questa edizione del premio hanno votato oltre 1000 persone. Il successo a Gabriele Melchiorri nella sfida con Giulia Castelli, Mattia Furlani, Roberta Bruni e Claudio Ponzagli. Sono davvero felicissimo, abbiamo fatto questa premiazione con il giovanissimo Melchiorri, ha vinto uno sport molto importante che si va a sommare con altri sport che Cristian in passato venivano definiti, perché io vengo dalla carta stampata, sport minori. Da quando è nato Rieti Life e soprattutto dall'amicizia stretta con Andrea Milardi, noi questa brutta definizione non l'abbiamo più calcolata. Cioè,
gli sport sono tutti belli, sono tutti popolari e sono tutti importanti. E apriamo la pagina dello sport, ultima occasione per Rieti per poter ammirare Marcel Jacobs alla vigilia dei giochi olimpici, due giorni per gli ultimi test di prova prima di volare in Francia. Domani, sabato 13 luglio e domenica 14, la pista del Guidobaldi tornerà a popolarsi di campioni, con i campionati regionali laziali che vedranno insieme a Jacobs anche De Grasse, Blake e Sunny Brown. Ingresso libero al Guidobaldi per quanti vorranno salutare gli atleti azzurri in questo weekend dedicato all'atletica. Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rieti Life. Restate informati con tutti i siti del nostro network e non perdete la programmazione di Rieti Life TV che potete consultare cliccando sul pulsante che trovate accanto alla nostra testata. Il telegiornale di Rieti Life torna lunedì sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook, Instagram e Rieti Life TV. A tutti voi un buon weekend!